regime non vi sarebbe permesso dirlo. Nei regimi ci sono censure, ci sono percosse, ci sono persone uccise per le proprie idee. Davanti a queste argomentazioni provo a dimenticare l'epurazione di Montanelli, di Biagi, di Luttazzi e di Santoro. Provo a dimenticare le immagini vergognose dei pestaggi di Genova. Provo a dimenticare. Provo a dimenticare 15 anni di insulti ai magistrati e criminalizzazione degli oppositori scomodi. Non siamo in un regime, ci dicono. Fin dalle elementari, nel pensare alle dittature della storia recente, ho provato un forte senso di colpa causato da un dubbio. Io, da che parte sarei stata? Avrei difeso le minoranze, mettendo a repentaglio la mia vita e quelle delle persone a cui voglio bene? Sarei disposta a farmi arrestare, a lottare contro un regime vero, di quelli che torturano e uccidono? Ma poi penso che i regimi non si instaurano in una notte, che i dittatori non cominciano subito ad arrestare e uccidere. Hitler, prima di instaurare il vero e proprio regime nazista, ha cavalcato il malcontento, si è conquistato il consenso delle folle, ha assunto il controllo totale dell'informazione, ha urlato contro gli ebrei e gli inquinatori della razza, ha bruciato libri, ha censurato idee. Ed è in queste fasi delle dittature, quando il manganello non è ancora utilizzato sistematicamente, che i cittadini, quelli contro, quelli liberi, devono agire. Se il nostro non è già un regime, queste che vediamo sono fasi evidenti della sua evoluzione. Ogni giorno sondano il terreno per vedere se sono già riusciti ad anestetizzare quel poco di senso critico e di amor proprio che rimane al nostro popolo. Aveva cominciato con il decreto delle TV Craxi, a cui non a caso vogliono dedicare una via, e poi ad aumentare, grazie al fondamentale aiuto della televisione, corrogatorie, depenalizzazione del falso in bilancio, indulto, modifiche silenziose al codice penale, oltre che censure, intimidazioni e leggi razziste e attuazioni del piano di rinascita della P2, enorme per cui la mafia ringrazia, e scudo fiscale, e processo breve, cioè morto, e lodo Alfano, fino ad arrivare al punto di cambiare in corsa le regole del gioco e sospendere i programmi di approfondimento giornalistico della RAI nelle settimane di campagna elettorale. I regimi si instaurano lentamente, si instaurano silenziosamente. I regimi si instaurano nell'indifferenza. I regimi sfruttano anche quei presunti oppositori che magari in buona fede ricordano che i regimi non sono questi. I regimi si instaurano tra le ovazioni degli idioti, tra le adulazioni dei servi, ma soprattutto nel silenzio degli indifferenti. E l'indifferenza, scriveva Gramsci, opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. E allora ogni settimana, ogni giorno, ogni ora abbiamo il dovere di esigere il rispetto e l'attuazione della nostra Costituzione, che oggi appare rivoluzionaria. Dobbiamo ricordare che così non va, che se non lo vogliono chiamare regime, non la devono neanche chiamare democrazia. Amici, dobbiamo ricordare i rischi che sta correndo la nostra democrazia anche e soprattutto davanti a chi di questo regime è responsabile, nelle strade e nelle piazze, con i megafoni, i volantini, con la voce, diffondendo informazione e seminando consapevolezza attraverso il web, di cui dobbiamo difendere la libertà anch'essa sotto attacco. Bisogna esercitare quei diritti che ancora ci rimangono, prima di doverli rimpiangere del tutto. Grazie.
23 anni e sono qua a rappresentare in realtà una piccola associazione locale di Bucinasco che si chiama Legalmente, che aderisce all'associazione Libera Nomi e Numeri contro le Mafie, che è il grande coordinamento di associazioni fondato da Don Ciotti. Come dicevo, la nostra è una piccola realtà locale, una piccola realtà di cittadini volenterosi che ha deciso di impegnarsi per diffondere sul proprio territorio i principi costitutivi della grande associazione di Don Ciotti. Come sapete, Bucinasco, lo saprete dalla cronaca anche nazionale, quindi Bucinasco, come tutto l'Interland milanese, Milano stessa, in generale la Lombardia, sono territori fortemente infiltrati dalla criminalità organizzata e dall'andrangheta in particolare. A conferma di queste mie affermazioni ci sono dei dati inconfutabili, oserei dire quasi scientifici, che adesso vi elencherò, sono quattro e credo che ce li dobbiamo ricordare bene, tutti quanti. 1. La Lombardia è la quinta regione per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ed è la terza regione per numero di aziende confiscate alla criminalità organizzata. 2. Nella relazione annuale del 2008 della Direzione Nazionale Antimafia si legge, cito testualmente, la vera capitale della... A noi, continuava Calamandrei, è rimasto un compito 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno di una società più giusta, più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debollare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti. Non tradiamoli! Grazie Beatrice. Eccoci, ritorniamo a Milano. A questo punto io darei la parola in rappresentanza dei lavoratori che lottano per il posto di lavoro e contro le false promesse del governo. Luciano Morellini, lavoratore agile ex Eutelia. Un applauso. Oggi la crisi sta colpendo pesantemente i lavoratori. Leggiamo sui giornali numeri, cifre. Dietro a quelle cifre ci sono delle storie, storie di aziende che sono finite male, storie di famiglie, di persone. Io vorrei ricordare qui un attimo quella che è la nuova storia di Agile ex Eutelia. Chiedo scusa se ne sono costretto a interrompere.